Per la vittoria in Campania, Renzi deve ringraziare De Mita e De Luca, anche se anagraficamente sono avanti con l'età. L'analisi del voto di Enzo De Luca parte da un dato di fatto che non può essere sottaciuto: l'apporto determinante dell'UDC. All'ex senatore, le quasi 9.000 preferenze non sono bastate per essere eletto in consiglio regionale. Ma De Luca non fa drammi, guarda avanti, si congratula con l'eletta Rosetta D'Amelio e apre ai dissidenti festa e todisco. Ai compagni del partito ricorda che non esistono renziani o non renziani, ma esistono solo i democratici e le democratiche, e poi con orgoglio rivendica l'appartenenza al PD della prima ora, anche quando tutti scappavano. Io ho lavorato da tempo per mandare a casa Caldoro, ho lavorato sul programma regionale con le primarie con De Luca e quindi oggi il dato principale è questo. Poi capisco che ci sono queste valutazioni, queste discussioni, ma per quelle che mi riguardano le ritengo secondarie, come ho sempre fatto da quando ho creduto nel Partito Democratico dal primo momento. Non è il fatto legato alle persone, è stato il contributo di tanti, sia nel Partito Democratico che di quelli che comunque hanno sostenuto l'alleanza che mi ha visto lavorare intensamente in attesa dello svolgimento delle primarie con i vari rinvii. Per me questo è un dato assolutamente importante, positivo. Tra l'altro mi è stato chiesto, sollecitato un impegno, io mi auguro che me l'hanno chiesto a tutti quanti, praticamente con la condizione di un sostegno. C'è stato un risultato per quelle che mi riguardo, oltre che positivo, ed è anche legittimo che la consigliera uscente in qualche modo venga riconfermata. Anzi, gli ho fatto immediatamente gli auguri, il contributo degli altri candidati e anche degli altri candidati delle altre liste, che sono tanti. Direi che questo il Partito Democratico deve guardare nella prospettiva ricomprendere e stabilizzare il Partito Democratico. Analisi del voto anche per Gianluca Festa, che ha tenuto una conferenza stampa insieme al neoeletto della lista Verdi Davvero, Francesco Borrelli. Festa si dice soddisfatto del risultato, soprattutto ad Avellino Città. Ora il PD non può far finta che noi non esistiamo. Siamo orgogliosi del dato complessivo, circa 5.000 preferenze in provincia e soprattutto quasi 2.000 in città. Siamo i primi nel centro-sinistra. Diciamo che ormai il popolo della nostra coalizione ha scelto da chi farsi rappresentare, ha voluto con nostro piacere scegliere me con tutto il gruppo Davvero, insieme anche ai due colleghi Genovese e Negrone, gruppo davvero guidato da Ugo Maggio, che davvero ha fatto un grandissimo risultato. Ma certamente il peso specifico all'interno dell'assise comunale rispetto alle nostre proposte aumenterà, ma aumenterà anche la presenza all'interno del Partito Democratico, e credo che certamente arriverà anche un riconoscimento in regione, non per Gianluca Festa, ma direi per l'intera Irpinia.